Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Negrini e con Fabio Pisani siamo gli chef del luogo di Aimo in Adia. Oggi siete nella nostra cucina e, aiutato da Marco Chiodin, che è il mio assistente, andremo a fare lo spaghetto, aglio, olio e peperoncino, che è un must soprattutto dopo mezzanotte. Chi ci conosce sa la nostra attenzione verso l'ingrediente e la sua qualità. E anche in questo caso abbiamo prezzemolo fresco dell'orto, aglio rosso di Nubia, Sicilia, una varietà incredibile, peperoncino di Cayenne, una varietà comune italiana, soprattutto prodotta al sud Italia, che ha una gradazione dell'unità di Escoville intorno ai 10.000-30.000 unità. Usiamo uno spaghetto monograno Felicetti, è un grano mat che è una semola di grano duro. Abbiamo l'olio extravergine monocultivar Coratina dalla Puglia, abbiamo il sale di Mozia, sempre Sicilia, e abbiamo l'acqua naturale, che sarà l'ingrediente segreto di questa ricetta. La prerogativa dello spaghetto aglio olio e peperoncino sta nella sua velocità di esecuzione, quindi anche noi partiamo dal primo gesto, cioè buttiamo la pasta. Abbiamo buttato la pasta come primo gesto e quindi abbiamo soltanto 10 minuti di cottura per produrre il condimento e quindi prendiamo l'aglio. In questo caso abbiamo 4 spicchi, uno per persona. Andiamo a toglierne l'anima. È importante questa fase proprio perché va a togliere la parte forse tra le meno digeribili dell'aglio. Qui abbiamo acqua semplice, naturale, bollente. Buttiamo l'aglio dentro, portiamo ad ebollizione e poi riproduciamo lo stesso passaggio per 4 volte, facendo perdere quell'aggressività all'aglio che molti trovano non proprio piacevole. Una volta sbollentato per 4 volte il nostro aglio rosso di Nubia, andiamo a metterlo in questo contenitore. Ci andiamo a mettere l'olio extravergine di Coratina e dell'acqua naturale. Prendiamo il nostro mini pimer e frulliamo. Andiamo a colarlo all'interno della pentola dove poi andremo a saltare lo spaghetto. Come vedete, abbiamo leggermente smussato i sapori, l'aggressività dell'aglio, ma mantenendo tutta la sua parte aromatica e quindi dando al nostro spaghetto aglio, olio e peperoncino un'armonia. Il prezzemolo deve essere tritato al momento, dovete pazientare, non potete tritarlo prima, deve essere fresco. Allora andiamo a tagliarlo senza nessun problema. Andiamo direttamente a metterlo qui. Non è più una fase di cottura, non va più sul fuoco, rimane qui sul tavolo. Sarà lo spaghetto caldo ad amalgamarsi a questa salsa. Metto 1 grammo di peperoncino varietà Cayenne, visto che le porzioni più o meno saranno 2. L'aglio e olio, questo procedimento che vi stiamo facendo vedere, non prevede un'ulteriore cottura della pasta sul gas, quindi prerogativa di questa ricetta, questa esecuzione, sta nella sua velocità, nella possibilità di decidere all'ultimo momento di produrre questa pasta. Ma credo che sia cotta la pasta, andiamo a scolarla. È importante questa fase un po' di raffreddamento dell'aglio, olio e peperoncino, proprio perché permette, nonostante non ci sia un ulteriore passaggio sul fuoco, alla pasta di asciugarsi e quindi di assorbire questo sugo. E andiamo a impiattare. Voilà. Facciamo un bel piatto. Vedete che c'è questa cremina fatta dall'emulsione di olio con l'aglio. In questo caso quindi vado ad aggiungere un po' di peperoncino per dare un po' di grinta. Il piatto è pronto, ora lo assaggio, faccio la prova dell'assaggio. Buonissima, piccante, si sentono tutti i profumi,
viva la qualità degli ingredienti, perché soltanto da una grande qualità si può arrivare a un grande piatto. Ciao!